La cellulite sembra essere uno di quei problemi che affligge molte persone ai giorni nostri. Se contiamo il numero di riviste, blog e siti che parlano di rimedi per la cellulite, immagino che questo sia un problema che non abbiamo ancora risolto. La maggior parte delle fonti concorda sul fatto che il tipico aspetto a buccia d'arancia della cellulite si verifica a causa di problemi o squilibri nel tessuto connettivo e nel grasso del corpo di una persona. Ma ci sono molte teorie su ciò che può causare questo squilibrio. Sembra infatti che gli ormoni, la genetica, la dieta, lo stile di vita giochino tutti un ruolo, ma non sono cause assolute. Le donne in sovrappeso tendono ad avere una maggiore probabilità di avere la cellulite, anche se molte donne magre se ne lamentano. In questo video parleremo di queste cause e di come ridurre o eliminare la cellulite con alcuni semplici rimedi. Ma prima mi presento, io sono Margherita, Keto Nutrition Specialist Diet Coach, creatrice di Well Delight e del percorso chetogenico completo Il Mio Keto Lifestyle. E nei miei video ti parlo di alimentazione chetogenica e di tante strategie per tornare in forma e ritrovare il tuo naturale ed innato equilibrio. Se ti interessano questi temi e hai questi obiettivi, iscriviti al canale e attiva le notifiche. Per capire come eliminare la cellulite occorre conoscerla un po' più da vicino. La cellulite si manifesta comunemente nella regione delle cosce e si forma quando il tessuto adiposo sottocutaneo spinge contro il tessuto connettivo. Si stima che più dell'85% delle donne dai 21 anni in su abbia la cellulite, non è invece così comune negli uomini. La cellulite si sviluppa principalmente sulle cosce perché questa zona ha naturalmente più tessuto adiposo. Altri fattori di rischio per lo sviluppo della cellulite sono ad esempio l'età, i livelli di estrogeni, la propria storia familiare, l'infiammazione dei tessuti, l'aumento del tessuto adiposo causato dall'aumento di peso, la perdita di collagene, una cattiva circolazione, oltre ad uno scarso drenaggio linfatico e l'assottigliamento dell'epidermide. Avere la cellulite non costituisce un reale problema in termini di salute. Tuttavia, molte persone desiderano sapere come eliminare la cellulite o ridurre il suo aspetto. Esistono alcuni rimedi naturali per la cellulite che, unitamente agli esercizi mirati, permetterebbero di ottenere proprio questo risultato, ma la chiave è determinare se queste soluzioni sono davvero all'altezza delle loro promesse. Ed ecco che ti voglio parlare di alcuni rimedi naturali che possono aiutare a ridurre l'aspetto della cellulite. Un rimedio promettente è il massaggio. Questo può essere fatto a casa come automassaggio o con l'aiuto di un massaggiatore professionista. Il massaggio può eliminare la cellulite migliorando il drenaggio linfatico e può anche aiutare ad allungare il tessuto della pelle migliorando l'aspetto delle fossette tipiche della cellulite. Le creme da massaggio offrono dei benefici, ma la componente chiave è proprio il processo di massaggio. Non applicare una crema aspettandoti che la cellulite vada via da sola. Effettua il massaggio partendo dalle caviglie e prosegui con movimenti circolari andando dal basso verso l'alto. Inoltre, sappi che un solo massaggio non ti aiuterà quando si tratta di cellulite. È necessario ripetere il processo costantemente per raggiungere e mantenere i risultati desiderati. In generale, dovresti diffidare delle promesse che i produttori di integratori fanno a proposito di cambiare il tuo corpo attraverso soluzioni rapide. Tuttavia, uno studio del 2015 ha trovato un miglioramento nella cellulite delle donne che hanno assunto collagene idrolizzato in polvere. Le partecipanti allo studio hanno assunto l'integratore di collagene quotidianamente per 6 mesi. Nel complesso è stata registrata una diminuzione della cellulite sulle cosce. Anche se i risultati di questo studio sono interessanti, sono necessari più studi per sostenere il ruolo di qualsiasi integratore nel miglioramento della cellulite. E ancora, bere più acqua è un'altra opzione a basso costo che può aiutarti moltissimo a ridurre la cellulite. Non solo l'acqua ti mantiene idratato, ma ti aiuta a favorire la circolazione e il flusso linfatico. Inoltre, anche lo scrub al caffè può essere utile per ridurre la cellulite. Il massaggio e l'esfoliazione giovano alla pelle stimolando il flusso sanguigno e la caffeina del caffè ha un effetto rassodante. Sicuramente vale almeno la pena provare, se non altro il caffè ha un ottimo profumo e questo scrub esfolierà la tua pelle. Avrai bisogno di un po' di caffè macinato, un po' di zucchero e dell'olio, di oliva, di mandorla, quello che preferisci. Unisci gli ingredienti per creare una consistenza pastosa, conservala in un barattolo di vetro e usala all'occorrenza, massaggiandola sulla pelle per diversi minuti con una pressione decisa e poi lavandola con dell'acqua tiepida. Utilizza questo scrub 2-3 volte alla settimana e i risultati dovrebbero essere visibili entro un paio di settimane.
La perdita di peso potrebbe anche aiutare alcune persone in sovrappeso a ridurre la cellulite. Tuttavia, chiunque con qualsiasi costituzione, qualsiasi peso, può avere la cellulite. La cellulite non è un problema che riguarda solo coloro che hanno qualche chilo in più. In ogni caso, se vuoi perdere peso o tonificare i tuoi muscoli, potresti scoprire che una dieta sana e l'esercizio fisico possono aiutarti a ridurre la cellulite. In questo senso, la dieta chetogenica risulta essere efficace per sbarazzarsi della cellulite. La ragione è che la dieta chetogenica brucia il grasso proprio dove di solito si forma la cellulite. La chetogenica è una dieta ad alto contenuto di grassi, un apporto adeguato di proteine e un basso contenuto di carboidrati. Le persone che seguono una dieta chetogenica diminuiscono l'assunzione di carboidrati e questo porta ad una riduzione dei depositi di glicogeno. Quando il livello di glicogeno è basso, il corpo inizia a bruciare i suoi depositi di grasso ed è così che avviene la perdita di peso. Una dieta chetogenica è tutta incentrata sul bruciare i grassi. La cellulite, che è grasso accumulato sotto gli strati di pelle, inizia così ad essere correttamente utilizzata come combustibile. In questa procedura di combustione, la cellulite inizia a rompersi lentamente e a diventare meno compressa contro la pelle. Se vuoi capire di cosa si tratta la chetogenica o se vuoi testare personalmente un menù di esempio settimanale di questa alimentazione, ho un regalo per te. Scarica subito il Keto Meal Plan gratuito e in PDF che ho preparato per te e che trovi in descrizione. Alcuni esercizi per le gambe e i glutei possono aiutare a tonificare la pelle delle cosce. Conseguentemente è possibile osservare una riduzione della cellulite. Anche se l'esercizio fisico non costituisce un modo infallibile per sbarazzarsi della cellulite, i muscoli più forti e una pelle più tonica possono ridurne l'aspetto. Alcuni esercizi utili a questo scopo sono gli squat, gli step, gli slanci posteriori e gli affondi laterali. Ognuno di questi esercizi permette di usare il peso corporeo a tuo vantaggio. Puoi anche utilizzare dei piccoli manubri. Svolgi 2 o 3 sessioni alla settimana e fai da 12 a 15 ripetizioni alla volta. Puoi aumentare il peso o il numero di ripetizioni man mano che diventi più allenato. E ovviamente assicurati di fare stretching prima e dopo l'esercizio per prevenire gli strappi muscolari. Oltre a questo, piuttosto che concentrarti su un singolo esercizio, punta su una routine di allenamento regolare che combini esercizi aerobici e di forza. Le attività aerobiche aiutano a bruciare i grassi, mentre gli esercizi di forza costruiscono i muscoli, aumentando il metabolismo basale, aiutando l'elasticità generale della pelle. Alcuni esercizi aerobici che possono aiutarti sono il ciclismo, l'escursionismo, il nuoto e la camminata veloce. La chiave è trovare un'attività che ti piace davvero e continuare a praticarla. Combinati insieme, tutti questi fattori possono aiutarti a capire come eliminare la cellulite. Detto questo, non c'è un modo assoluto di prevenire la cellulite o un rimedio solo. È una condizione molto comune e il rischio aumenta con l'età e con certi fattori dello stile di vita. Anche se non puoi controllare la tua età, puoi sempre apportare alcuni cambiamenti al tuo stile di vita che possono aiutare a ridurre la quantità di cellulite. L'alcol, le sigarette e lo stress hanno tutti effetti negativi sul tuo corpo. Anche le scelte alimentari malsane contribuiscono alla comparsa della cellulite, poiché il grasso corporeo in eccesso si deposita spesso in aree come le cosce. Una dieta sana non è solo un ottimo modo per perdere qualche chilo, ma ti regala anche più energia per fare quello che ami a beneficio della tua mente e del tuo corpo. Le cellule adipose, quando sono ingrossate, restringono i vasi sanguigni. Di conseguenza, il flusso di sangue in tutto il corpo è ostacolato, il tuo metabolismo rallenta e il drenaggio linfatico viene compromesso. Questo a sua volta rende la pelle meno elastica e la cellulite più visibile. Quindi, cosa fare? Cerca di dire no ai cibi processati, all'alcol e allo zucchero. Evitare alimenti dannosi farà moltissimo. Considera inoltre di evitare di perdere peso troppo rapidamente. Una veloce perdita di peso può favorire la cellulite e fa perdere anche massa muscolare. Mangia alimenti ricchi di potassio. Questo importante minerale aiuta il trasporto di ossigeno e nutrienti alle cellule. Inoltre, il potassio promuove l'escrezione dei prodotti di scarto del tuo corpo, mentre le cellule vengono riparate e rinnovate. Le noci, ad esempio, hanno un alto contenuto di potassio e vitamina E e sono ottime per la tua pelle. Assumi poi vitamina C. I peperoni e i frutti rossi sono entrambi ricchi di vitamina C, che favorisce la produzione di collagene nel tuo corpo. Infine, potresti rivolgerti ad un dermatologo se vuoi saperne di più a proposito di procedure professionali per ridurre l'aspetto della cellulite. Alcuni trattamenti, come la terapia laser, possono aiutarti anche se con ogni probabilità non la eliminano completamente. Inoltre, è importante che tu sappia che i risultati di qualsiasi rimedio o procedura non sono mai permanenti. Come eliminare la cellulite, dunque?
con la costanza e probabilmente ripetendo queste strategie e procedure per ridurre in maniera continuativa questo inestetismo. Io spero che questo video ti sia stato utile e se così è stato mi farebbe piacere se tu mettessi un like. Fammi sapere nei commenti da quale di queste strategie vorresti iniziare. Il mio obiettivo è rendere per te la chetogenica il più semplice possibile e aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi. Come dico sempre, prima di apportare qualsiasi variazione al tuo stile alimentare o di vita, consultati con il tuo medico. E se vuoi testare personalmente un menù di esempio di settimana in chetogenica, scarica subito il Keto Meal Plan gratuito in PDF che ho preparato per te e che trovi in descrizione. Noi ci vediamo al prossimo video!